tutti è quella di non sostenere qualcuno a scapito di qualcun altro. In questo caso quello che ci viene oggi sottoposto è un valore a cui fare riferimento e che va portato avanti insieme con le altre categorie, non contro, subendo o vincendo a seconda della situazione. Allora, per quanto riguarda i quartieri, in certe localizzazioni si potrebbe studiare, ci sono dei finanziamenti adeguati, in questo senso credo che chi del settore ne sappia molto più di me, la possibilità di acquisto con grandi sostegni economici, per esempio dei camion nei negozi. È evidente che questa operazione, che potrebbe essere in parte anche coincidente con l'attesa che chi ci ha introdotto l'argomento faceva sulla città di Como, potrebbe avere un buon risultato. È evidente che il Comune può farsi parte interprete per una cultura alimentare locale, io prima accennavo anche al bio e anche al bio locale, per valorizzare quelli che sono i prodotti che la nostra terra ci offre. Resta il fatto che bisogna essere competitivi, diceva giustamente adesso andiamo a fare uno, su questo si possono anche intraprendere delle azioni per poter attenuare alcuni costi, senza delirare naturalmente. Però l'integrazione anche con queste offerte economiche che derivano da questi vantaggi che possono essere sul mercato per gli acquisti, per esempio, di questi mezzi, credo che possano risolvere anche da un lato l'itinerabilità di alcune soluzioni e dall'altro la possibilità di integrazione con chi già fa fatica, e questo è già stato richiamato anche verso i grandi centri commerciali, a vivere una vita all'interno del suo negozio. Forse se quel negozio fosse sensibilizzato a vendere in più anche i prodotti locali, chiuderebbe il ciclo.